giorno sono Massimo, non sono un cuoco, ma mi piace cucinare. E quindi tendenzialmente faccio delle ricette che vedo o che sono sui libri, faccio tendenzialmente quello che mi piace e che magari in quel momento ho voglia di mangiare. Quindi i componenti di questa ricetta sono le orecchiette, le zucchine, uova, pancetta, pecorino e un po' di olio. Iniziamo con le zucchine, che le tagliamo non a dadini ma a mezzine. Mettiamo un goccio d'olio. Cominciamo a mettere le zucchine. Ho messo un po' di olio nella pentola, le zucchine, e adesso vado a cuocerle a fuoco molto molto vivace. Nel frattempo ho messo sull'acqua per farla bollire per cuocere successivamente la pasta. Adesso prendiamo la pancetta affumicata, la mettiamo su per un pentolino antiaderente, senza olio, senza niente, perché è una grassa di per sé. Quattro persone, quindi usiamo quattro uova e usiamo due uova intere e due solo l'albume. Dunque riprendiamo la lavorazione sbattendo le uova, mettiamo un pizzico di pecorino, mettiamo l'acqua bolle, mettiamo il sale e mettiamo circa, per 4 persone, circa 3 e mezzo di orecchietta. Dentro l'acqua della pasta in modo che non si attacchi, sia più fluida dopo. Ora, mentre aspettiamo che si cuoce la pasta, aggiungiamo un po' di sale e pepe che io ho messo insieme per comodità. Le orecchiette sono pronte, mettiamo nella pentola con le zucchine, cetta che si è rosolata con il suo grasso sul sugo, e adesso ci aggiungiamo l'uovo. Acceso un po' il fuoco per tenere calda la pasta, perché aiuta il tutto ad amalgamarsi. Ecco, piatto, ricette pronte, impiattiamo. A questo punto si può aggiungere un altro po' di pecorino e abbiamo finito col piatto pronto. E la prossima volta vedremo di fare un piatto, una ricetta di pesce. Grazie a tutti e buona giornata.